che effetto ti fa rivedere la passeggiata un'altra volta così? Che effetto fa? Triste, 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 però... È triste, però purtroppo se è la soluzione migliore va bene così. Una bella soluzione, mi piace molto. Troppa gente, troppa. Senza mascherina. Paghiamo le colpe non nostre, di tutti gli assemblamenti che vengono fatti fuori dalle scuole. Non ho mai visto un vigile, a parte quello che fa attraversare lì sull'Aurelia, davanti all'ingresso delle scuole, non esiste un vigile. Per me sì, è stato giusto, però magari forse lo dovevano fare prima, piuttosto che ora. È vero che ora c'è la terza ondata, però magari se si preveniva un attimino prima. Bisognerebbe controllarli, stare fuori, mettano il guardiano davanti alle banche, che le mettono anche nei locali. La cosa che fa male è che magari era una situazione che poteva essere un attimino sferzata, nel senso che se mi parli di locali che magari sono recidivi, di persone che sono recidive, secondo me bisognava un attimino intervenire direttamente in queste zone e cercare di continuare a lasciare perlomeno una zona arancione che già metteva già in difficoltà la situazione, perché siamo a dei livelli economici di lavoro veramente ridotti all'osso. C'è gente che la cosa la prende sotto gamba e c'è gente che invece ci si impegna e poi però naturalmente nel marasma si fa di tutto un erbo un fascio, cosa che invece secondo me bisognerebbe cominciare un attimino, io speriamo che sia passeggera questa cosa, è l'unica cosa da dire, è quella, perché... Buonasera, buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento in diretta con Botte e Risposte. Dunque, avete visto come si è risvegliata Viareggio oggi, in questo mercoledì 10 di marzo, si è risvegliata in zona rossa, come aveva anticipato naturalmente nelle ore precedenti con l'ordinanza della Regione, un ritorno in zona rossa, peraltro, per ironia della sorte, un anno esatto da quella 10 marzo 2020 che segnò l'ingresso dell'Italia intera in lockdown. Le sensazioni che abbiamo raccolto, che ha raccolto il collega Luigi Casentini con Matteo Bertolini, Tuccelli, ci riportano un po' quello che si prova in queste ore a Viareggio, anche i pensieri che girano più o meno nella testa di tutti, tante domande per la situazione che stiamo attraversando. Noi stasera con i nostri ospiti cercheremo di capire intanto perché spiegare e rispiegare, naturalmente non è facile, il perché si è tornati in una situazione del genere, le prospettive che ci sono per Viareggio, per il resto della Versilia e naturalmente per tutto il territorio, perché è una pandemia che riguarda tutti quanti e senza confini, ma anche vedere le altre prospettive sulla campagna vaccinale, sulla quale ci sono naturalmente tante speranze perché è indicata come la via maestra per uscire da tutto questo. Do la buonasera a voi e soprattutto ai nostri ospiti che sono in collegamento con noi, li vado a salutare e a presentare. Parto salutando il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi. Buonasera, grazie di essere con noi, nonostante appunto siano 24 ore, 48, anzi forse faccio prima a dire mesi, impegnatissimi per lei, per tutti gli amministratori, ma in particolare le ultime 24-48 ore proprio per queste difficili decisioni. Vado a salutare anche Alessandro Campani, direttore della zona distretto della Versilia. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io partirei con lei, sindaco, prima di, già daremo poi uno sguardo anche ai numeri perché fotografiamo ovviamente la situazione sanitaria giorno per giorno, prima però appunto noi abbiamo proposto un po' di voci, quelle che avrà sentito anche lei, quelle che naturalmente è inevitabile che girino per questa situazione. Perché era a questo punto inevitabile ed è stato necessario e soprattutto la domanda che alcuni hanno posto, era necessario farlo prima, lo si doveva fare addirittura prima, quello di istituire la zona rossa a Viareggio? Ma diciamo di voci come sempre, le voci si rincorrono, ognuno ha il proprio parere, chiaramente noi dobbiamo a tutti, però poi dobbiamo prendere delle decisioni che siano, come dire, rispettose dell'intera comunità. Allora, Viareggio aveva da tempo, da ormai una decina di giorni, un numero di contagi che era fuori, diciamo così, dalla media dei mesi precedenti. Soprattutto c'è stato un aumento di contagi nell'ultima settimana veramente molto alto, cioè
significativo. Per farvi un esempio, cioè, abbiamo avuto in una settimana i contagi che avevamo avuto lo scorso anno nel mese di novembre, in una settimana. Quindi chiaramente vuol dire che c'è stata un'accelerazione. Non c'è soltanto una causa, ci sono una serie di concause che vanno dai tanti assembramenti che ci sono stati soprattutto in questi fine settimana gialli. Tante persone sono venute a Viareggio, complice anche naturalmente il bel tempo. Poi, oltre agli assembramenti, un'insistenza di casi positivi in alcune aziende della Darsena, che hanno portato, visto che erano asintomatici, una serie di contagi. Qualche caso nelle scuole che avevano in qualche modo credere che ci fossero dei focolai, in realtà nulla di tutto questo, semplici casi peraltro sporadici in singole classi, a parte una materna dove ce ne sono sei, naturalmente altre cause che sono naturali, perché conoscessimo le cause esatte, è chiaro che riusciremo a prevenire una pandemia enorme come quella che stiamo vivendo. Qualcuno ha detto, o addirittura ha scritto, che c'erano dei focolai. In niente di tutto questo, la ASL ha sempre escluso che ci fossero dei focolai. Il contagio è in tutto il territorio, in tutto il comune, nel mio caso, in tutti i quartieri. Ci sono stati un paio di casi di famiglie piuttosto numerose che sono state contagiate, ma rappresentavano veramente casi, definiamoli così, particolari e singoli all'interno, di un sistema di comunità. Tutto questo sommato ad un dato particolare, e cioè il dato che ha indicato l'ultimo DPCM emesso, e cioè un numero che se superato porta alla possibilità di chiusura di tutte le scuole, e cioè 250 casi per 100.000 abitanti. Bene, tutto questo sommato a questa ultima percentuale ha portato il sottoscritto, naturalmente, dopo aver sentito il presidente della regione, dopo aver sentito il prefetto, la ASL, a prendere questa decisione. Tenete presente che anche oggi Viareggio è il primo comune dell'area vasta, quindi di quattro province: Pisa, Massa Carrara, Lucca e Livorno, è il primo comune come contagi settimanali. A me arriva ogni giorno il report dell'ASL che riporta i contagi per tutti i comuni, e anche oggi ormai questo triste record che Viareggio è il primo per casi settimanali. È chiaro che dovevamo prendere dei provvedimenti, e il provvedimento che mi sono sentito di prendere per evitare complicazioni è stato quello, complicazioni ulteriori rispetto a quelli, naturalmente, a quelle a cui stiamo andando incontro ora, è stato quello di fare zona rossa, per una serie di motivi. Uno dei motivi è non sovraccaricare l'ospedale, perché all'ospedale Versilia da ormai una settimana siamo stabili intorno agli 83-85 letti Covid su 100 dedicati. In terapia intensiva ci abbiamo 8-10 persone ogni giorno. Non potevamo continuare a non far nulla, perché se per caso il contagio fosse aumentato e i casi da ricovero anche, ci saremmo trovati in grande difficoltà nel mettere a disposizione letti all'ospedale Versilia. Senta, ma sul tema dei controlli, che naturalmente è sempre molto vivo, no? Quando si parla di assembramenti, in passeggiata, certo, di fronte locali, si poteva fare di più in questo caso? Ma guardi, allora io parto sempre da un concetto. Allora, quello che hanno fatto le forze dell'ordine, i vigili urbani in questo anno, perché teniamo conto che è un anno, stiamo cercando per quanto è possibile di controllare, di suggerire, ovviamente con un'opera di prevenzione molto alta,
Poi quando non è possibile ovviamente bisogna fare le multe e reprimere, ma il lavoro che è stato fatto dalle forze dell'ordine coordinate dal prefetto e dai vigili urbani è enorme. E quindi quando sento dire che non ci sono stati controlli, io vi devo verità, mi sento di smentire, perché basta naturalmente i dati, i numeri, e dai numeri viene fuori che i vigili urbani hanno fatto decine di multe, hanno addirittura chiuso locali, hanno fatto, ripeto, quest'opera di accompagnamento, di prevenzione a tantissime persone, fino a che addirittura a due vigili urbani sono stati malmenati da un signore al quale erano stati menti i documenti, perché c'era da capire a che titolo lui fosse in un determinato luogo. Alcuni locali sono stati chiusi addirittura per giorni, con provvedimenti sanzionatori molto alti, altri locali sono stati sanzionati più e più volte, eppure nonostante questo continuavano a svolgere un'attività che non era corretta dal punto di vista normativo. Quindi i controlli ci sono stati, ce ne sono stati tantissimi, ce ne sono tuttora e ce ne saranno naturalmente anche in futuro. C'è un elemento che vorrei sottolineare: quando si vanno a ricercare i controlli e a richiedere controlli, prima bisognerebbe fare un passo indietro, perché ognuno di noi ha un senso di responsabilità e questo senso di responsabilità va attivato. Ognuno di noi ha dei diritti, ma ognuno di noi ha anche dei doveri, ci sono delle norme ben chiare, e quindi prima rispettiamo le norme e poi chiediamo i controlli. Io dico che di fronte a una stragrande maggioranza di cittadini che hanno sono stati corretti, hanno rispettato le regole, ce n'è una piccola parte che queste regole non le hanno rispettate e hanno creato problemi a tutti. Io l'ho detto, lo ripeto. Quindi io capisco i cittadini che chiedono più controlli, ma io parto dal concetto che il controllo deve essere preventivo, ognuno a seconda della propria responsabilità di comportamento. E comunque, in ogni caso, i controlli ci sono. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa. Tra poco parleremo dei numeri, li ha citati già lei, ma li daremo in maniera ancora più precisa per capire, ecco, appunto, nelle ultime ore a che punto siamo, e poi anche col dottor Campani per capire qual è la situazione in Versilia in queste ore. Brevissima pausa, pochi istanti, ritorniamo insieme tra pochissimo in diretta. Di nuovo insieme, ben ritrovati a Botta e Risposta in diretta in questo primo giorno di Zona Rossa. Abbiamo già descritto insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro la situazione che ha portato a questa decisione scattata proprio da oggi. Come dicevo poco fa, adesso però vorrei dare uno sguardo ai dati di oggi, all'andamento dunque della pandemia sul territorio, partendo con la prima grafica, quella che ci mostra la Toscana di oggi, in questo 10 di marzo, con la situazione per provincia. Intanto il dato globale, appunto, quello dei nuovi casi, 1.293, 20 decessi, il numero dei tamponi e poi i posti letto che aumentano, quelli occupati da pazienti Covid, siamo a 1.456. Negli altri dati più in basso vedete i dati per provincia, e oggi ad esempio proprio la provincia di Lucca segna i dati più alti, esclusa naturalmente quella di Firenze, siamo a 152 nuovi casi positivi, dati molto importanti, perché poi ne parleremo anche con il sindaco. Sappiamo che la provincia di Lucca come dato si trova insomma in una situazione limite, oltre quella soglia, anzi dentro quella soglia per il momento, vedremo poi come andrà, con la soglia limite dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti, quella che citava il sindaco, introdotta appunto come limite dall'ultimo DPCM. Dal direttore di zona distretto della Versilia Campania, adesso per capire invece sulla Versilia qual è la situazione. Noi abbiamo appunto i bollettini quotidiani che abbiamo dato anche nei nostri notiziari, ma quel dato, quell'incidenza che poi ha portato ad esempio Viareggio a prendere questa decisione, a che punto è sugli altri comuni in generale? Buonasera a tutti, grazie di nuovo per l'opportunità di ragionare di questi argomenti. I dati sono quelli che un po' ha accennato anche il sindaco, e cioè noi abbiamo registrato dall'inizio di marzo 600 nuovi positivi nella Versilia. E un po' il paragone che facevamo è proprio quello che dall'inizio della pandemia, cioè da marzo 2020 al 20 di ottobre circa, noi avevamo registrato 1.100 positivi, quindi abbiamo fatto più del 50%
nei primi 10 giorni di marzo, paragonato a tutta la prima ondata. C'è da dire che la seconda ondata, quella famosa di novembre, che è partita dal 20 ottobre e si è conclusa con novembre, aveva fatto registrare 3.000 positivi. Quindi se si facesse una proiezione secca, che non può essere fatta perché poi, come vedete, il ritmo di crescita quando parte del contagio è esponenziale, però ad oggi con 600 nei primi giorni noi avremmo più o meno circa 2.000 positivi sul mese di marzo in proiezione, quindi a tutti gli effetti ci hanno portato a determinarla come effettivamente la terza ondata. La Versilia in questo contesto va valutata però, come avete detto finora, con il parametro degli ultimi 7 giorni e dei famosi 250 casi su 100.000 abitanti, e qui fondamentalmente noi abbiamo comunque un dato abbastanza importante, perché gli ultimi 7 giorni ci parlano di 489 casi nella Versilia e quindi di un tasso che è di 300 su 100.000 abitanti, e quindi siamo fuori, diciamo, dal parametro. Questo è il dato medio della Versilia, poi ogni singolo comune, esatto, chiaramente c'è chi è più avanti e chi meno. Esatto, sì. Viareggio, come ha sottolineato anche il sindaco, fa la parte del leone, non solo perché nella settimana è il comune che ha avuto più casi giornalieri, 240, ma è quello che ha il tasso a 387. Chiaramente, essendo il comune più grande, si porta dietro un po' tutta la zona, però anche altri comuni sono in sofferenza su questo parametro. E questo è il motivo, diciamo, che ci ha fatto preoccupare, perché fermarla in tempo, la crescita dei nuovi positivi è quella che ci consente di evitare un appesantimento dei nostri servizi e quindi una gestione di una casistica fatta sia in ospedale ma anche a domicilio con le cure appropriate, ma anche con le disponibilità ovviamente in possesso nella zona Versilia, che ad oggi, ripeto, come ha detto anche il sindaco, non sono particolarmente critiche, però con questa dinamica di contagio avevamo necessità di cominciare a fare una riflessione per il futuro. Allora, il futuro intendendo prego. I prossimi giorni, ecco, scusate. Certo, no, poi... Poi la scadenza, diciamo, per quello che interessa anche molti che ci stanno ascoltando, le eventuali chiusure delle scuole, che poi è il tema che interessa molte famiglie. Ricordiamo che le decisioni vengono prese dalla Regione il venerdì sera, come il governatore Giani ha ufficializzato nei giorni scorsi, tenendo conto appunto di questi parametri con i numeri sommati dei 7 giorni precedenti. Dicevo altri numeri, quelli che poco fa ha accennato anche il sindaco del Ghingaro, li vorrei vedere in grafica 2 intanto, per sintetizzare la situazione degli ospedali in area toscana nord-ovest della nostra ASL. Vediamo purtroppo, appunto, per quanto riguarda la Versilia, il dato più alto ancora una volta, perché siamo al 87 ricoveri oggi 10 marzo, 10 in terapia intensiva, ma la situazione è in crescita anche negli altri ospedali, appunto il San Luca e Livorno in particolare, come vedete come numeri, ma tutti quanti sono in crescita. Per quanto riguarda ancora l'ospedale Versilia, e poi chiedo al sindaco di nuovo, l'ospedale Versilia ha un andamento delle ultime settimane, abbiamo cercato di riassumerle qua, dall'inizio della cosiddetta seconda ondata, ricordiamo il picco del 23 novembre, 123 ricoveri, poi siamo scesi fino al 17 febbraio a 37, siamo risaliti in maniera molto rapida a 87 ricoveri proprio oggi, e anche le terapie intensive, che ieri addirittura l'ASL ne segnalava 11. Allora sindaco, lei diceva un tetto di 100 posti letto Covid, l'ospedale ha avuto appunto un periodo persino peggiore, naturalmente è auspicabile che non si ripeta, questo è chiaro, ma che tipo di strategia può essere messa in campo appunto a livello ospedaliero? Lei è anche presidente della conferenza dei sindaci, glielo chiedo anche per questo motivo. Ma quella che è stata messa in campo l'altra volta, noi abbiamo la fortuna di avere dei professionisti di grande valore sia in ospedale sia sul territorio, e naturalmente come l'altra volta, qualora emergesse la necessità, faranno fronte con grande attenzione e professionalità. Allora, l'ospedale Versilia attualmente ha aperto 100 posti letto, può arrivare ad aprirne, come avete visto dai grafici, anche fino a 120-130. Però naturalmente che succede? Succede che se si dedicano più posti letto all'attività Covid, inevitabilmente si
come dire, dà meno spazio alle altre attività, in qualche modo si riducono le altre attività, in particolare naturalmente le attività chirurgiche o le attività mediche. E questo che vuol dire? Vuol dire che ci sono tempi di attesa per coloro che hanno necessità di fare gli interventi o di fare delle visite, ci sono dei tempi di attesa più lunghi, proprio perché il personale e i letti sono dedicati al Covid. Quindi noi non vogliamo che succeda questo. Ovviamente c'è da dire anche un'altra cosa, cioè che noi siamo in un'area vasta con diversi ospedali, per cui non è che verrà mai a mancare la possibilità di cura per qualcuno, perché abbiamo un'attività di reazione molto alta, molto forte, che ormai è strutturata ed è garantita in termini di appunto di appropriatezza in area vasta, per cui su questo problemi non ce ne sono. Però noi non vorremmo mortificare le altre attività e sviluppare solo l'attività Covid, perché naturalmente può creare appunto deficienze in altri settori. Quindi noi dobbiamo cercare di non mandare le persone in ospedale. Per non mandare le persone in ospedale dobbiamo cercare di ridurre il più possibile i contagi, e per ridurre il più possibile i contagi, visto la piega che aveva preso, come avete fatto ben vedere voi nelle ultime 3 settimane la pandemia, era necessario, diciamo così, bloccare le cose, perché altrimenti si rischiava davvero, e si rischia tuttora, perché non lo sappiamo naturalmente, di andare in una situazione veramente molto complicata e molto difficile. Però noi contiamo che se da una parte andiamo in zona rossa e quindi cerchiamo di come dire, restringere la possibilità di contagio, dall'altra stimoliamo per quanto è possibile le vaccinazioni, dovremmo dare, speriamo, dei risultati importanti alla comunità. Senta, dicevo poco fa, venerdì poi ci sarà questo confronto ormai istituzionalizzato in regione, tra gli altri temi, appunto anche proprio quello, anzi non tra gli altri, un tema principale è proprio quello della chiusura delle scuole, ad esempio. Lei lo ritiene opportuno, visti questi i numeri, nel senso, mantenere una zona rossa solo a Viareggio, è opportuno ragionare a tutta la Versilia? Poi la provincia di Lucca, sappiamo che i numeri sono veramente borderline, ha senso ragionare in questi termini, cioè nell'allargare la zona protetta, diciamo così, a oltre un comune? Ma noi allora abbiamo fatto un incontro alcuni giorni fa di tutti i sindaci della provincia di Lucca col presidente della regione. Da questo incontro è scaturita disponibilità del presidente della regione a lavorare su due fronti, e cioè su un fronte provinciale, e quindi quando la provincia supera quel livello che lei ha citato prima, cioè 250 per 100.000, lui è disponibile ordinanze di chiusura per l'intera provincia, e così come è disponibile a fare ordinanze di chiusura per singoli comuni, come è stato fatto per Viareggio e per altri comuni della Toscana. Lui ha precisato che ci sono circa 76 comuni che 3 giorni fa erano nella situazione di poter chiudere, perché avevano un livello di oltre 250 positivi per 100.000 abitanti. Noi come zona Versilia abbiamo proposto al Presidente, in via formale e in via informale, di adottare una strategia comune. Noi sindaci ci vediamo ultimamente molto spesso, come ovvio, per concordare fra noi le strategie, diciamo, che riguardano l'intero comprensorio versiliese. Noi abbiamo proposto appunto di fare un'operazione di ambito, e quindi ambito Versilia si chiude tutti o si rimane tutti aperti. Il Presidente ci ha ribadito che questa cosa non è prevista, e quindi ogni singolo comune deve fare le proprie scelte, e lui naturalmente valuterà e poi deciderà se fare ordinanza. Quindi o per comune o per provincia, in sostanza, l'ipotesi Versilia rossa non esiste. Esattamente, o per comune o per provincia. Quindi che bisognerebbe fare? Bisognerebbe che ogni comune della Versilia adottasse, diciamo così, la stessa modalità che ha adottato Viareggio, in maniera tale da permettere al Presidente di adottare lo stesso sistema in tutti e 7 comuni, e conseguentemente in maniera indiretta si avrebbe una operazione omogenea per tutta la Versilia.
Noi abbiamo fatto, ripeto, diversi incontri. In questi incontri è venuta fuori la volontà di procedere in maniera unitaria, come è ovvio che sia, per dare la stessa percezione, ma anche la stessa azione alle nostre comunità. Domani abbiamo un altro incontro, come spesso succede, e valuteremo naturalmente il da farsi. Ci sono due comuni, oltre il nostro, che da ormai giorni hanno superato la soglia dei 250. Però parliamo di, scusi, Camaiore e Seravezza, credo. Sì, vabbè, insomma, io non voglio entrare non nel merito, entrare, diciamo, però così, di altri comuni, perché le garantisco che ho da fare molto nel mio e non voglio, come dire, varcare i confini delle competenze. Ogni sindaco ha la propria responsabilità, la propria serietà di comportamento e ovviamente assume le stesse decisioni che ritiene opportune. Ci sono un altro paio di comuni che appunto hanno superato la soglia. Valuteremo se adottare tutti quanti, come ripeto, come singoli comuni dell'Aversile, questa modalità. Però, ripeto, sta nella discrezionalità del singolo sindaco. Allora, le ripeto, prego, ovviamente, prego. Ovviamente lo dico per precisione massima, Viareggio era molto sopra ed è molto sopra gli altri comuni, essendo addirittura il comune che ha più contagi in tutta l'area vasta. Prima di fermarmi, rapidissimo, una domanda che si sono posti in tanti: questa ordinanza quanto vale? Cioè, sappiamo che è in vigore fino a domenica 14, però insomma, si presume che non si chiuda tutto solo per 4 giorni. Sì, l'ordinanza vigore fino a domenica per un semplice motivo, perché domenica è la data ultima del DPCM. Certo. È chiaro che il DPCM o verrà prorogato o ne verrà fatto un altro, e conseguentemente i presidenti di regione, in questo caso il nostro presidente, adotterà lo stesso criterio, la stessa modalità, diciamo così. Suppongo che questo genere di attività comporterà almeno un paio di settimane di colore omogeneo, perché meno credo che non abbia grande significato, a meno che non ci sia un calo drastico, e noi tutti ce l'auguriamo naturalmente, dei contagi. Quindi l'orizzonte è quello delle due settimane. Peraltro c'è anche l'esperienza di altri comuni di colore rosso in Toscana. Brevissima pausa, dicevo, poi torniamo. Torniamo anche a parlare appunto dei problemi che ci sono inevitabilmente con la zona rossa sulle categorie economiche cittadine, ma parleremo anche di scuole e poi di vaccini, perché questo è il vero grande tema, purtroppo con notizie che si accavallano di giorno in giorno su queste forniture, dalle quali dipende chiaramente anche l'andamento delle somministrazioni sui nostri territori. Pochi istanti di pausa, torniamo tra pochissimo. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Riprendiamo la nostra puntata in diretta in questo primo giorno di zona rossa a Viareggio, e proprio in questi minuti sono arrivati diversi messaggi da casa rivolti al sindaco di Viareggio del Ghingaro in collegamento con noi. Glieli sintetizzo un po'. Un tema l'ha già toccato, è quello dei controlli. Il sindaco ha già risposto, insomma, ai controlli che chiedono i cittadini da casa. Ha detto ci sono stati e ci sono, e comunque non può essere la sola risposta per uscire da una pandemia, sintetizzo. Ma l'altro tema sono interventi che arrivano da ristoratori, negozianti, chi si trova chiuso, chiedono quali misure possa mettere in campo il comune, ad esempio su alcune voci come la Tari o sulle concessioni per sgravare, per venire incontro alla difficoltà economica che evidentemente va avanti per molti di loro. Su questo cosa può fare un'amministrazione comunale ancora? Ma intanto quello che fanno. Noi lo scorso anno siamo intervenuti in maniera massiccia per venire incontro alle difficoltà che inevitabilmente un lockdown o comunque in ogni caso una situazione di pandemia come quella che abbiamo passato e come quella che stiamo vivendo comporta. L'altro anno noi abbiamo investito come comune circa 5 milioni di euro proprio per venire incontro sotto varie forme, con riduzioni, con posticipo di tributi, con eliminazione del suolo pubblico, con riduzione della Tari, insomma una serie di interventi molto articolati che le persone che hanno dato conoscono benissimo, perché le abbiamo concordate con le associazioni di categoria, e quindi l'amministrazione comunale continuerà su questa strada come ha sempre fatto.
Io però questa volta, a differenza dello scorso anno, dove intervenimmo prescindendo dalle misure nazionali, questa volta io voglio attendere il decreto ristori, quello più complesso, più articolato, che il governo da tempo sta dicendo che è in fase di lavorazione e di ultimazione, perché a seguito di quello, e quindi voglio verificare dove andrà a intervenire quel decreto per poi fare noi a livello comunale i nostri interventi che ci competono. Quindi non si tira indietro nessuno, l'amministrazione comunale di Viareggio, ripeto, lo ha già dimostrato lo scorso anno e continuerà naturalmente secondo le proprie possibilità a farlo. Ritengo che misure di questo genere, interventi di cambio di colore, quindi da zona arancione a zona rossa, io lo preciso, eravamo già in zona arancione, quindi eravamo già in una situazione, la Toscana è tutta in zona arancione, quindi una situazione piuttosto delicata, trasferendoci in zona rossa è chiaro che si creano ulteriori complicazioni alle attività, in particolare come la nostra, quelle a Viareggio, attività commerciale. Ripeto, noi abbiamo già ampiamente dimostrato la disponibilità dell'amministrazione comunale a venire incontro alle esigenze delle singole categorie. Naturalmente, lo ripeto, stando molto attenti al bilancio del comune per cercare di non creare difficoltà naturalmente nella tenuta dei nostri conti pubblici, che dopo tanti anni finalmente abbiamo risanato e rimesso a posto. Però quindi su questo, avremo modo dopo il decreto ristori di approfondire nella riunione che facciamo periodicamente con le associazioni di categoria misure strettamente comunali a sostegno delle attività. Quindi questi sono i passaggi. Con l'ingresso in zona rossa, non solo le chiusure che abbiamo detto di attività, parlo anche però di servizi alla persona che non ho citato, insomma barbieri, parrucchieri, centri estetici, l'altra naturalmente novità per così dire è stata la chiusura delle scuole, e qua veniamo a un altro grande tema, appunto, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, era praticamente una novità per le elementari e per le prime medie che erano state risparmiate nella seconda ondata, in autunno, mentre invece un anno fa esatto tutti quanti andarono in didattica a distanza. In questo primo giorno siamo andati a vedere come stanno andando le cose a un istituto comprensivo, al Marco Polo Viani di Viareggio, e abbiamo sentito il dirigente scolastico Antonio De Bidda. Sentiamo insieme cosa ci ha raccontato. Sì, stiamo rimettendo in piedi tutta la didattica a distanza, tutto ciò che comporta, diciamo, il collegamento, anche il disagio purtroppo a cui siamo abituati. Devo dire che però sia i ragazzi che le famiglie sono abbastanza ormai in grado di affrontarla con una certa tranquillità. Speriamo che sia il più breve tempo possibile. Garantiremo naturalmente la presenza per i bimbi che hanno bisogni educativi speciali, e stiamo in questi giorni proprio raccogliendo le adesioni e organizzando degli orari, diciamo, un pochino personalizzati. È purtroppo un problema che ci si ripresenta sempre, cioè il fatto di non avere una linea adeguata per questo genere di attività, o meglio, nel caso della didattica che normalmente svolgiamo è una linea complessivamente sufficiente. Nel momento in cui ci sono questo gran numero di connessioni, e in una scuola come questa sono più di 500 i ragazzi che contemporaneamente si collegano, diventa subito un problema e la linea perde subito delle performance che avrebbe a cose normali, e quindi quello è un limite che abbiamo un pochino tutti gli istituti in questa zona. Non è tanto appunto l'aspetto della pura lezione, perché in effetti anche gli insegnanti si sono molto molto aggiornati in questo senso. Manca l'aspetto umano, manca il rapporto chiaramente che esiste nella didattica in presenza. E questo è il racconto di un primo giorno, insomma, di come vanno le cose e come andranno ancora nei prossimi giorni e settimane negli istituti comprensivi. Parlando di scuole, vorrei sentire il direttore Campani per capire, nelle ultime settimane, visto che c'era così grande attenzione, c'è sulle situazioni scolastiche, se ci può dire in Versilia, ecco, qual è la situazione ad oggi e se c'è anche, insomma, una difficoltà nel fotografarla un po', no? Questa situazione, perché si rincorrono spesso le classi che vanno in quarantena, i contagi, i presunti positivi, insomma un sistema molto complicato.
mercato che ci rendiamo conto è anche difficile da presentare, no? Però è anche uno dei fattori che ha fatto la differenza nella scelta che può farla, nella scelta di un provvedimento di chiusura. Negli ultime settimane avevamo visto che con l'aumento dei positivi, chiaramente essendo coinvolto tutto il tessuto sociale della Versilia, inevitabilmente ne hanno fatto parte anche le scuole. Noi abbiamo un indicatore proxy della situazione che può essere anche quello dei tamponi, del numero di tamponi che eseguiamo, e nell'ultima settimana abbiamo realizzato 3.300 tamponi, quindi siamo ritornati a dei livelli appunto da seconda ondata, con un tasso di nuovi positivi del 15%, che è il più alto delle zone della Toscana nord-ovest. Questo chiaramente rilevando la positività anche in soggetti, appunto i ragazzi che frequentano le scuole. È una dinamica complicata per la centrale di tracciamento di Carrara, che è quella deputata alla verifica appunto delle dinamiche di contagio, della individuazione delle catene da cui partono i positivi, e anche per la definizione di tutto il sistema di quarantena e di restrizioni che servono a contenerlo. Effettivamente, ripeto, ci sono state segnalate situazioni su Viareggio, ci sono state segnalate situazioni anche per dire su Camaiore, e la difficoltà è, secondo me, ancora forse un'integrazione non perfettamente allineata tra il mondo scolastico e il mondo sanitario. Forse noi si era più abituati alla definizione di protocolli operativi, perché fa parte un po' del nostro DNA. E chiaramente un protocollo sanitario esteso a tutti gli ambiti della vita sociale di una città, perché poi se sono serviti protocolli per far funzionare bar, per far funzionare qualsiasi tipo di attività, i ristoranti, la scuola appunto, e sicuramente poi metterli tutti insieme, farli integrare, parlare rapidamente, ha creato quel disagio che noi oggi, o perlomeno io come da direttore di zona, rilevo, perché poi ogni volta che un tracciamento non salta o una quarantena, una comunicazione di quarantena non viene fatta in maniera tempestiva o l'uscita dalla quarantena in maniera tempestiva, poi noi che siamo sul territorio ci ritornano queste segnalazioni e queste criticità. C'è da dire a spiegazione del fenomeno che oltre un certo numero di contagi il tracciamento diventa veramente complicato, se non impossibile, ma questo non lo dico io, si dice a livello mondiale, anche per fare un esempio abbastanza eclatante come quello degli Stati Uniti, quando hanno superato una certa soglia di contagio è stato praticamente impossibile tracciare e trattare, e quindi di fatto le misure che poi vengono messe in campo e l'unica efficace sono quelle del lockdown. Senta, questo per quanto riguarda la scuola, siamo partiti da lì, però in ambiente lavorativo il sindaco in apertura ha ricordato anche alcune situazioni in ambienti legate ad Arsena, quindi immaginiamo anche zone di cantieri nautici. Lì la situazione com'è ad oggi? Ci sono, non so, anche casi collegati, i cosiddetti cluster che vi risultano come ASL? Ma allora, è stata attenzionata, ecco, mettiamola così. Questi dati risalgono la partenza circa un paio di settimane fa. Ad oggi mi sono confrontato proprio prima di cena anche col Dipartimento di Prevenzione per fare un po' il quadro della situazione, come si fa tutte le sere, e mi hanno confermato che sono un numero di casi trattato, seguito, e che lo stanno gestendo e contenendo. È chiaro che fa parte di quell'insieme di situazioni che poi nella mobilità delle persone, nella vita quotidiana, si sono ripercosse su tutta la zona, questo è inevitabile, però i numeri ora stanno rientrando almeno su quei cluster, perché una volta individuati, tracciati e contenuti si sta procedendo appunto anche al contenimento. Giro il tema al sindaco del Ghingaro. Tra l'altro questa mattina sulla stampa, sul Tirreno, c'era un intervento della FIOM CGL che chiedeva tamponi a tappeto, diciamo, capillari sul settore nautico. Secondo lei è necessario, anche alla luce degli aggiornamenti che lei aveva già, ma che abbiamo sentito ora? Ma guardi, allora
Noi esattamente due sabati fa abbiamo fatto un incontro ASL e il sottoscritto con i rappresentanti delle aziende della nautica Viareggina e abbiamo fatto presente la possibilità di fare delle verifiche in ogni azienda e quindi dei tamponi per capirci a largo raggio per cercare di capire se ci fossero delle situazioni da tenere sotto controllo. Le aziende hanno aderito con grande disponibilità e questo tipo di attività è stato fatto, è stato già svolto, ormai è praticamente alla fine, e da questo tipo di attività sono emersi una serie di casi, peraltro quasi tutti asintomatici, che fortunatamente sono stati presi in tempo e quindi monitorati, tracciati e tenuti sotto controllo naturalmente. Quindi anche questo lavoro è già stato fatto. È chiaro che quando prima ho detto che non è mai una causa sola, ma è una serie di concause che, come dire, crea un forte aumento dei contagi, una di queste concause, come ho sottolineato, è anche naturalmente il mondo del lavoro, perché è così, soprattutto un mondo del lavoro come quello della cantieristica, dove si lavora molto vicini, dove si pranza insieme e quindi ci si toglie la mascherina e dove si possono creare dei contagi. Ovviamente queste persone che lavorano nei cantieri, ma non solo nei cantieri, in varie altre parti naturalmente, tornano a casa la sera e quindi se sono asintomatici rischiano di creare dei contagi anche in famiglia e da lì si sviluppa tutta una serie di contagi, diciamo, a catena. Ecco perché non abbiamo guardato soltanto una cosa, ne abbiamo guardate tante assieme alla ASL e siamo arrivati alla conclusione che era opportuno, proprio per evitare come dire, l'ulteriore diffusione di una pandemia molto, molto aggressiva, di creare una zona rossa e quindi di chiudere il più possibile alla mobilità e quindi alla diffusione del virus. È stato chiaro, noi ci dobbiamo fermare, ma dobbiamo parlare di vaccini ovviamente per chiudere, perché è quella la soluzione che vediamo all'orizzonte, per alcuni già attuata, perché ci sono già state molte somministrazioni anche sul nostro territorio, ma sappiamo che per far decollare il piano vaccinale, che peraltro il governo in questi giorni sta rivedendo e che presenterà entro il fine settimana, c'è bisogno di forniture certe. Faremo il punto insieme tra pochissimo, ancora in diretta insieme, tra pochi minuti. Eccoci di nuovo insieme, riprendiamo, appunto il tema è quello dei vaccini adesso e prima di spiegarvi e capire come stanno le cose al momento in Versilia, come va avanti la campagna vaccinale, vorrei sentire insieme questo servizio della collega Virginia Torriani che ci dice ad oggi le ultime novità in Toscana di questa campagna vaccinale che purtroppo incontra ancora degli ostacoli per diversi fattori, per diversi motivi. Sentiamo. Il piano vaccinale anti-Covid della Regione Toscana per gli ultra-ottantenni subisce una nuova battuta di arresto. Stavolta a scombinare i piani è il colosso farmaceutico Pfizer-BioNTech che ha ridotto i rifornimenti. Delle 30.000 dosi attese ne sono arrivate solo 16.500. Il taglio delle forniture costringe i medici di famiglia a un passo indietro. Non saranno più 18 le somministrazioni settimanali presso gli ambulatori, si torna a 6, quante se ne possono ricavare dall'unico flacone che verrà loro consegnato. Un'altalena esasperante, commenta Umberto Quiriconi, presidente dell'Ordine dei Medici di Lucca, un'incertezza che costringe a rinviare gli appuntamenti già presi e a un nuovo rallentamento nell'immunizzazione degli oltre 32.600 ultra-ottantenni residenti in provincia. Anche a livello regionale, del resto, la vaccinazione degli anziani sinora non ha preso slancio. La percentuale di popolazione over 80 vaccinata è pari al 10,47% contro una media nazionale del 22,45%. Peggio fa solo la Sardegna, con una percentuale di anziani vaccinati del 6,64%. La situazione dovrebbe però migliorare. La regione fa sapere che attende entro la fine del mese circa 100.000 dosi Pfizer e che conta di chiudere marzo con 66.000 anziani over 80 completamente immunizzati, sia con la prima che con la seconda dose, e altri 40.000 in attesa della seconda somministrazione.
Procede più speditamente invece la vaccinazione con il medicinale AstraZeneca. Oltre 150.000 le dosi in arrivo entro marzo, che consentiranno di completare le somministrazioni al personale della scuola e dell'università, della giustizia e delle forze dell'ordine e di iniziare anche quelle rivolte alle persone nate negli anni dal 1941 al 1944. Questi cittadini potranno prenotarsi autonomamente attraverso il portale sul sito prenotavaccino.sanita.toscana.it. E questo è il punto sui vaccini e proprio sulle prenotazioni. In realtà ci sono stati dei disagi proprio oggi e vi leggo anche un'ansia arrivata da poche ore in redazione, ma sono segnalazioni che arrivano ormai da questa mattina, ritardi appunto sul portale che abbiamo citato, soprattutto appunto per la fascia d'età dei nati dal 41 al 44, insomma diversi tempi di attesa. Si sono registrati 45.000 connessioni in coda alle 14 di oggi. Leggo sempre dall'ANSA, così aggiungo un'informazione importante per chi ci segue da casa, ecco, lo vediamo anche adesso ripreso proprio da ANSA.it, problemi al portale, migliaia di utenti connessi in Toscana, dicevo, e poi sento gli ospiti, l'altra notizia che voglio sottolineare sui dati dell'andamento dell'epidemia in Toscana. Oggi il presidente Giani ha detto sostanzialmente i dati sono da zona arancione ma siamo al limite, e ha spiegato di rimettersi alle decisioni del CTS, naturalmente che saranno nelle prossime 48 ore, sappiamo il venerdì è il giorno ormai fatidico. Campani e poi del Ghingaro. Direttore Campani, la situazione vaccinazione in Versilia, in particolare al Lab del Terminetto dove lei spesso è naturalmente presente, come sta procedendo? Noi abbiamo fatto dall'inizio del piano vaccinale 14.500 vaccini con oggi e più di 4.000 seconde dosi. E sono divise tra diciamo la campagna con Moderna che stiamo facendo agli ultrafragili e la parte di Pfizer che utilizziamo per gli ultraottantenni. Poi abbiamo linee dedicate a Pfizer per il personale sanitario e AstraZeneca che facciamo al personale degli insegnanti e delle forze dell'ordine. Siamo la seconda zona come numero di vaccini erogati della Toscana Nord-Ovest, pur non essendo quella più popolosa. Siamo partiti bene, l'hub sta girando. È chiaro che quello che si rileva è che abbiamo un po' appunto una fornitura a singhiozzo che, se da un lato crea disagio diciamo sulla medicina generale, come è stato sottolineato nel servizio, anche diciamo per noi operatori delle zone di distretto, non è di poco conto, perché la macchina organizzativa del lab è molto articolata e complessa. Secondo noi, ripeto, gira abbastanza bene, ma richiede la presenza di personale preparato, adeguato, che chiaramente viene avvisato, messo in turno, e ci organizziamo anche con una parte di attività aggiuntiva, perché ovviamente dobbiamo chiedere uno sforzo un po' a tutti. Colgo anche l'occasione per ringraziare i miei operatori, perché i ritorni perlomeno ad oggi dell'utenza al lab sono buoni. È chiaro che qualche disguido c'è stato, qualcosa viene dalle forniture che quindi ci hanno magari fatto cambiare qualche piano dell'ultimo momento, ma mi sembra che la popolazione abbia ben compreso, perché la maggior parte di quelli che sono venuti hanno visto anche la fluidità, non difficile trovare code fuori dal terminetto, nonostante i volumi spesso anche che superano i 400 vaccini al giorno, e quindi dà un po' il parametro della situazione. E chiudo, diciamo, poi se volete approfondiamo sicuramente con altri dettagli, dicendo che effettivamente tutta questa macchina organizzativa ha un potenziale di 1.200 vaccini al giorno, che sarebbe un numero più che sufficiente per fare una copertura, un piano vaccinale che riesca a concludersi con l'autunno per la Versilia. Però è ovvio che siamo ovviamente collegati a una dinamica di approvvigionamento dalla quale esonererei anche come responsabilità l'azienda, la regione, perché
insomma, da, anche dalle certo, fonti sono che abbiamo sono dinamiche ovviamente che sono ben, vanno ben oltre, insomma siamo sul piano internazionale. In realtà abbiamo più pochissimi minuti e torno dal sindaco del Ghingaro. A proposito di vaccini, intanto se si ritiene soddisfatto del lavoro che si sta facendo pur con le dosi che abbiamo a disposizione. L'altra cosa, accennavo poco fa, il governo ha detto che entro pochi giorni presenterà il nuovo piano vaccinale. Il presidente Draghi più volte ha detto deve dare una svolta. Lei che cosa si aspetta? E l'ipotesi delle iniezioni in ambiente di lavoro come la vede? Credo che quello che stiamo facendo in Versilia al lab del Terminetto sia una cosa veramente ottima, sia come organizzazione, sia come logistica e sia anche come numero di vaccini fatti. Io stamattina sono andato a trovare gli operatori che stanno lavorando là da circa un mese e ho trovato un ambiente non solo confortevole ma anche altamente professionale e senza code. Quindi vuol dire che la cosa funziona, vuol dire che se arrivassero i vaccini noi siamo in grado di vaccinare tutti gli abitanti della Versilia entro, io dico fine anno perché sono un pochino più pessimista del direttore Campani, ma sarebbe un risultato secondo me straordinario. Tenete presente che in Toscana dovevano arrivare 400.000 vaccini nel mese di febbraio, così ci disse in una riunione l'assessore regionale, in realtà ne sono arrivati meno di 200.000 e così si prospetta per il mese di marzo, quindi un dimezzamento di fatto delle forniture che modificano in maniera clamorosa l'organizzazione complessiva che abbiamo messo in piedi come area vasta e naturalmente come tutta la Toscana. Quindi con i vaccini a disposizione io credo che si stia facendo veramente un buon lavoro. Bene, cosa mi auguro? Mi auguro che ci sia un cambio di passo, naturalmente. Io credo che l'autorevolezza del presidente Draghi permetta almeno questa speranza, perché l'Italia deve necessariamente essere più rispettata dal punto di vista della consegna dei vaccini, perché credo che i cittadini italiani ne abbiano diritto. Per cui questo cambiamento di governo, assolutamente con un leader autorevole, spero che porti una maggiore ottimizzazione della logistica delle consegne e conseguentemente la possibilità di poter accedere il prima possibile tutti alla vaccinazione. Poi è chiaro che ci sono coloro che ne fanno una questione ideologica e quindi non hanno azione, non vogliono vaccinarsi, però intanto è opportuno che la comunità invece lo faccia, l'intera comunità, perché così riusciamo il prima possibile a battere questa brutta pandemia. Bene, noi siamo in chiusura di trasmissione, sperando di aver reso un po' più chiara la situazione a chi ci ha ascoltato. Io ringrazio il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il direttore della zona distretto Versilia Campani, e vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato insomma in queste giornate così frenetiche e con tante decisioni difficili anche da prendere. Vi auguro naturalmente buon lavoro perché ce n'è bisogno, come abbiamo sentito. Vi ringrazio ancora per essere stati con noi, ringrazio il pubblico che ci ha seguito da casa. Noi torniamo come sempre in diretta ogni mercoledì sera alle 21 su Noi TV. Buon proseguimento di serata.